Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci giunti al terzo episodio riguardante il sommatore analogico. Dopo aver quindi affrontato nella prima lezione il discorso riguardante i sommatori analogici e il loro setup nella seconda lezione, siamo ora pronti per iniziare una vera e propria somma nel mondo analogico, confrontandola con la somma digitale che faremo all'interno della DAW. Per questo esperimento utilizzeremo diverse song di diversi generi musicali. Iniziamo con una song che si chiama Equidistante, che è stata finalista in Albania nel loro spettacolo televisivo che si chiamava Canzone Magica, Kang Magic, cantata da Giorgia Egliozzi e scritta da Mauro Labellarte e me. In questo caso abbiamo ben 20 23 tracce in totale che indirizzeremo ai 16 canali del nostro sommatore. Ovviamente stiamo lavorando con una song a 96 kHz, quindi per poter avvertire al meglio la somma analogica. In questo momento tutte le tracce vanno nel master che vediamo qui al lato e ovviamente verranno sommate in digitale. Ascoltiamone una parte. Equidistante dal futuro e dal passato. Quella che sono già stata e che ho già dato. Seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei, tu chi sei. Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore. Al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri che ho fatto quando c'è. Vediamo, abbiamo già un clipping digitale che può essere ovviamente affrontato con un limiter, ma noi cercheremo di correggerlo direttamente abbassando tutte le tracce audio, facendo quindi un gain staging come abbiamo visto nelle altre lezioni. Distante da ogni selezioniamo tutte le tracce e togliamo 1 dB in maniera proporzionale. Verifichiamo che il master non vada in clip. Distante da ogni ancora un clip, scendiamo di un ulteriore dB. Selezioniamo sempre tutte le tracce. E riverifichiamo. Siamo ora pronti per salvare ed esportare la song sommata in versione digitale. Andiamo su Esporta Mixdown, chiamiamo appunto il brano Equidistante Digital Summing, rimaniamo sempre a 96 kHz, 24 bit, ed esportiamo la traccia. Studio One mi dice che ho ancora un piccolo
picco di 0,4 dB. Possiamo ovviamente rifiutare di stampare la traccia, abbassare ulteriormente di un mezzo dB o anche di un dB tutte le tracce per evitare questo piccolo inconveniente. Vuoi cancellare il file esportato? Sì. Scendiamo ancora di un dB e riesportiamo il nostro file. Come vediamo è andato tutto a buon fine. Salviamo la nostra song con un altro nome, la chiameremo Analog Summing, e indirizziamo ora le uscite di tutte le tracce all'interno del sommatore, quindi alle uscite del Ferrofish che noi abbiamo a disposizione da 1 a 16. Sono tutti stems stereo, quindi decidiamo di dividere per esempio la batteria in uno stems unico, ad esempio, quindi claps su 1 e 2. La batteria la inseriremo tutta intera, compresi loop, su 1 e 2, quindi selezioniamo tutte le tracce della batteria e indirizziamole su 1 e 2. Le chitarre acustiche su 3 e 4, il basso su 5 e 6, le elettriche le mettiamo insieme alle acustiche, 3 e 4. Gli effetti li dedichiamo a sempre effetti percussivi, quindi possiamo comunque scendere su altre tracce, 7 e 8. Diciamo i bassi synth, le tastiere tutte sullo stesso stems, quindi potremo scegliere 9 e 10. Il piano su 11 e 12, gli effetti della voce 13 e 14 insieme ai cori e la voce su 15 e 16. In questo modo abbiamo occupato tutte le uscite del nostro sommatore. Andiamo in play, non ascoltiamo nulla, verifichiamo sempre che le uscite siano assegnate, in questo caso alle uscite MADI, perché sto utilizzando la mia RME UFX Plus collegata con il convertitore Ferrofish a 16 MK2 in modalità MADI. Andando in play, ora tutte le tracce usciranno direttamente nel convertitore, quindi nella scheda audio dell'RME, come vediamo. E dovremo aumentare il livello della preamplificazione perché stiamo usando l'uscita passiva che entra nel nostro preamplificatore Vintage Maker, in questo caso il Neumann 475 2B, alzando il volume del nostro Neumann. Andiamo ora a creare una traccia di printing, cioè una traccia da cui far entrare il nostro segnale. Lo chiameremo Analog Summing Print, rientrando all'interno quindi della UFX attraverso la somma analogica. Scegliamo come ingresso Vintage Maker, che ho già configurato come abbiamo visto nelle altre lezioni, record. Andando in play dovremmo vedere il segnale in ingresso. La mia solitudine, combatto con l'amore. Ed ora non ci rimane che mettere in registrazione la traccia e acquisire analogicamente la somma analogica che rientra all'interno della scheda audio. Dovremmo farlo ovviamente in tempo reale. Registriamo. Una volta terminato, reimporteremo la sessione esportata con la somma digitale, cercheremo di risincronizzarla, dovrebbe già essere tutto a posto, vediamo un attimo, già perfettamente sincronizzata, e inviandole rispettivamente la nostra uscita principale, quindi senza passare attraverso il sommatore, dovremmo poterle ascoltare distintamente. Chiudiamo tutte le tracce, verifichiamo, e possiamo già vedere da un'analisi rapida come il rapporto RMS all'interno delle tracce sia leggermente differente. Proviamo ad ascoltarle. Partiamo dall'inizio. È qui distante dal futuro e dal passato, da quella che sono già stata e che ho già dato, seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei. Tu chi sei? Equidistante da ogni forma di certezza, in
equilibrio tra il dolore e ogni carezza. Arrivando nella parte dove entrano i sintetizzatori, facciamo caso nella spazialità stereo alla voce, che diventa leggermente più intellegibile nella versione analogica, in quanto i sintetizzatori vengono leggermente resi più profondi, quindi i suoni, troviamo una certa spazialità nei suoni. Sentiamo l'ingresso digitale. Equidistante da ogni forma di certezza. Analogico. In equilibrio tra il dolore e ogni carezza. In fondo al buio della stanza. Facciamo caso proprio al segnale stereo, quanto in digitale leggermente più stretto, quindi meno profondo. Riascoltiamo il digitale e poi l'analogico. Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, in fondo al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri. Facciamo caso alle note del pianoforte, quanto sembrino più larghe e quindi quanto il pianoforte e i riverberi sembrino più larghi rispetto al segnale sommato in digitale. Equidistante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, in fondo al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri. Ascoltiamo la parte più dinamica. Quando c'eri e qui, distante da ogni limite, nella mia solitudine, combatto con l'amore. E qui, e sogno l'impossibile, non sono più invincibile, davanti. Facciamo caso sempre alla spazialità dei suoni nel momento di somma con maggior dinamica. Troveremo che nella parte digitale, questa qui sotto, tutto il sound risulterà più compatto verso il centro e i riverberi meno presenti. E stiamo già in un ambiente abbastanza digitale come forma di pop, comunque pieno di sintetizzatori elettronici. Riascoltiamo questa parte in digitale e in analogico facendo caso alla apertura dei suoni nel momento in cui passiamo nella somma analogica. E qui, distante da ogni limite, nella mia solitudine, combatto con l'amore. E qui, e sogno l'impossibile, non sono più invincibile, davanti a quelle tue parole. Eppure non pensavo fossi l'importante, sembravi piccolo ma invece sei un gigante. Ridammi indietro i miei domani, aspetto che mi chiami. E qui, distante da ogni limite, nella mia solitudine, combatto con l'amore, così, sperando che è possibile un cielo senza limite, cancello le parole, non riesco più a restare così, equidistante, amato e amante, il mondo è solo a un passo da qui, e non è distante, non è distante, no, no, e non è distante, non è distante, equidistante dal futuro e dal passato, da quello che sono già state, che ho già dato, seduta in mezzo ai miei domani, mi chiedo tu chi sei, tu.
chi sei. Notiamo anche come le altissime vengono leggermente attenuate nella somma analogica, questo grazie al tipo di preamplificatore analogico che sto utilizzando in questo momento, quindi il Neumann. Nella somma passiva abbiamo più o meno le stesse differenze, ma senza la correzione sulle alte. Andiamo ad analizzare altri brani e altri generi musicali. Dopo aver esportato diverse tracce, quindi diversi stems dalle diverse song, ho creato dei mixdown provenienti dalla DAW, chiamandoli digital, e i mixdown derivanti dal sommatore analogico che ho chiamato analog. Analizzeremo ora, in tutti i brani, come in ogni song avremo una sorta di incremento della profondità e di un effetto tridimensionale, più evidente nelle sessioni che contenevano tracce di orchestra o contenenti tracce di strumenti acustici, un po' meno evidente nelle song che contengono informazioni e strumenti elettronici, dove le informazioni monocompatibili sono più evidenti a discapito delle informazioni contenute sui side. Salteremo la song equidistante in questo caso ed iniziamo da song che hanno un carattere più elettronico. Per fare queste demo ho dovuto necessariamente utilizzare arrangiamenti non editi per non infrangere nel copyright di YouTube. Partiamo da Déjà Vu di Gianfranco Mauto, che è stato lavorato in questo studio, ed iniziamo l'ascolto con la versione digitale. In analogico, prestiamo attenzione alla profondità dei bassi. Facciamo attenzione a quanto il mid ed i side della versione digitale si assomiglino, mentre invece avremo un side più predominante nella somma analogica. Quindi più profondo. Andiamo in digitale. Facciamo caso alla profondità del riverbero. Passiamo ora ad un brano con più informazioni elettroniche, quindi più tracce di musica elettronica. E notiamo una differenza minore rispetto al brano precedente, proprio perché il mix è più monocompatibile. La differenza di profondità e tridimensionalità infatti è minima, ma comunque presente.
Muoviamoci ora su un brano leggermente più acustico. Torneremo infatti a notare che la somma analogica risulti leggermente più profonda. Notiamo anche meno confusione sulle frequenze basse, dove nella somma digitale soffrono leggermente. Procediamo con un altro brano dello stesso tipo e facciamo sempre caso alla differenza nella profondità dei suoni. Concentriamoci sul trattamento del mid e sul side che risulterà più definito. Prestiamo attenzione alla chitarra acustica. Facciamo un altro tentativo di somma analogica con un brano questa volta più complesso, Via col vento, riarrangiato per una demo in studio, dove sono presenti sia l'orchestra vera sia quella campionata che è stata sovrapposta a quella vera, più gli altri strumenti della band. Un mix molto complesso. Le differenze in questo genere di brani sono più evidenti e si riferiscono anche all'altezza dei suoni, non soltanto alla profondità. Prestiamo attenzione al trattamento della room dell'orchestra. Thank you.
nella somma digitale i riverberi sono più sottomessi. Le differenze più evidenti sono infatti relative ai bassi e gli alti, che vengono trattati in maniera diversa oltre alla differenza di profondità di suoni. Nel prossimo brano prenderemo in esame un mix completamente orchestrale, fiati, archi e percussioni, quindi nulla di elettronico di campionato. Le differenze saranno ancora più evidenti. Notiamo come il suono si appiattisce leggermente in digitale. Indubbiamente in questo caso la somma analogica riesce a dare respiro all'orchestra e quindi anche al trattamento delle armoniche contenute all'interno della registrazione. Ascoltiamo la parte finale. Ascoltiamola ora in analogico. Come abbiamo potuto notare, le grosse differenze che si vengono a creare utilizzando un sommatore analogico hanno riferimento alla profondità del suono e alla spazialità. Il sommatore analogico quindi non serve per cambiare il timbro del nostro mix. Alcuni sommatori hanno delle caratteristiche timbriche proprie, ma non è quello che cerco io personalmente da un sommatore analogico, quindi non l'alterazione completa del mio mix in the box. Alzando il livello di preamplificazione dello stadio analogico del sommatore potremmo incrementare le armoniche presenti nel mix e quindi cercare di distorcere un po' il mix a vantaggio del timbro. Come abbiamo visto, in base al materiale che viene utilizzato per la somma analogica, il comportamento dell'hardware cambia.
Quindi in base ai generi o agli stili che ci apprestiamo a mixare in analogico avremo più o meno questo fattore di incremento della profondità. Vi ricordo sempre di utilizzare delle buone cuffie o dei buoni monitor per poter apprezzare al meglio i dettagli stereofonici e dell'immagine stereo che andiamo ad esaminare ogni volta che lavoriamo con questo genere di strumenti. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!